Ben ritrovati, buonasera a tutti nel nostro salottino virtuale, quello di BookSprint Edizioni, in livestream. Tante storie, tanti libri, tanti autori e ho l'ultimo autore di questa giornata con me. Ho l'onore e il piacere di avere il nostro ospite in questo salottino virtuale, Maurizio De Giglio. Salve Maurizio, buonasera, ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, accomodati pure, sentiti pure a casa. Dunque, tu sei al tuo primo romanzo, sebbene tu abbia già scritto, hai scritto racconto, hai scritto un racconto, hai scritto altro, ma ti sei cimentato con il romanzo dal titolo La bacchetta spezzata, Partiture dissolte è il sottotitolo. È un viaggio introspettivo attraverso quelle che sono le radici, attraverso una storia che è quella di un tuo antenato, quindi una storia realmente esistita, un antenato di cui poi sono andate perse le tracce, anche perché non aveva una figura particolare in quanto era un musicista, era un direttore d'orchestra. Come nasce questo romanzo? Appunto dai racconti che ci faceva, racconti, dalle brevi notizie che ci dava mia nonna, che andava orgogliosa che questo suo zio era andato in America a tenere dei concerti. Questo era poi, e che aveva tenuto un concerto anche all'Opera House, di Filadelfia. Anche se lei confondeva, siccome si chiamava Metropolitan Opera House di Filadelfia, lei lo confondeva col Metropolitan di New York. Vabbè, ma questo poi l'ho assodato io che era un errore che commetteva mia nonna. E quindi da lì poi ho conosciuto questo collega. Con cui ho insegnato nella stessa scuola, che è anche il direttore del quotidiano online da bitonto.com, perché questo antenato era di Bitonto, un paese vicino Bari, perché non lo sapesse. Così abbiamo avviato questa ricerca contattando il direttore della Biblioteca Nazionale di Bitonto. E abbiamo trovato questo articolo pubblicato su un quotidiano dei nostri emigrati italoamericani a Filadelfia, che si chiamava dal titolo Il Vesuvio, si chiamava il quotidiano. Abbiamo trovato questo articolo che era però c'era di tutto, veramente. Tanto è nel libro, lo potete constatare e leggere, in cui se ne dicevano di tutti i colori a questo mio antenato, dicendo che se n'era scappato precipitosamente, senza avvertirgli, che aveva sottratto loro delle partiture musicali, riportandosene in Italia. E quindi questo mi ha un po' incuriosito, mi ha attirato. Nella costruzione, diciamo, del romanzo che ho intrecciato con le mie vicende di quel periodo, come ti dicevo prima, la ricerca è avvenuta fra il 2013 e il 2016, in cui ho trovato queste tracce di questo antenato e ho cominciato a scrivere il romanzo, terminandolo poi e pubblicandolo nel 2016. Un alone di mistero che circonda la figura del tuo antenato, l'alone di mistero perché è stato un direttore d'orchestra, eppure le partiture Sì. sono andate dissolte, eppure la musica Sì, scritta da lui anche è stata dissolta. ebbe su questo giornale un'accusa terribile, cioè di aver rubato, probabilmente, no, è plagiato, mi sono sbagliato, lo accusavano di plagio, perché Quindi di aver loro pensavano che lui, ovviamente in Italia, continuasse a suonare. Quelle partiture, questo era il discorso, senza che loro poi, e loro rivendicavano la primogenitura ovviamente di queste composizioni.
Era questa la vera accusa che dicevano. Lui rispose con un altro articolo, questo secondo articolo di risposta non siamo riusciti a trovarlo. Io sono andato a Napoli, nella Biblioteca Nazionale di Napoli, e ho trovato dei numeri del Vesuvio, però non ovviamente di quelle, precisamente del 1887, erano dei numeri di anni successivi, per cui, li ho fotografati, ho fotografato la testata del giornale e una delle foto pubblicate nel libro. Stampate nel libro. Come si chiamava questo tuo antenato? Ah, è giusto, Francesco Curci. Ti dicevo prima, il caso incredibile, infatti, che mi fece sperare, diciamo così, è che il fondatore della famosa casa musicale napoletana Curci, il fondatore si chiamava Francesco Curci. Io pensavo che fosse lui, invece no. Era tutta la storia. Francesco Curci, fondatore della casa editrice musicale, era di Avellino, aprì la casa editrice a Napoli, quindi tutt'altra storia. C'erano, tra l'altro, ho trovato diversi Curci, un cognome che nella musica è stato, poi ho trovato un Curci commediografo, una cantante lirica, Curci. Del resto piuttosto famosa a fine 800-1900, una soprano era. Pensavo, cioè Giuseppe Curci, a cui è intitolato il teatro di Barletta, io pensavo fossero parenti, invece non c'entra, Giuseppe Curci non c'entra nulla con Francesco Curci. Quindi Insomma, Curci è un cognome non ho sentito, scusa se puoi. artistico. Curci è un cognome artistico. Sì, poi c'è anche Curcio, la casa editrice Curcio, Sì. Armando Curcio, editore, cioè, quindi è stato, ogni volta che trovavo un riferimento, sobbalzavo dalla sedia sperando che fosse lui, invece no, era sempre una delusione. Di lui, cioè, ho trovato soltanto questo articolo, che però mi ha dato lo spunto a questa idea. Per rivisitare un po' la mia vita e anche cercare di riscoprire la sua, insomma. Tra l'altro ho scoperto che era nato quasi 100, sì, 100 anni prima di me, quindi c'è pure questa strana cosa che lui era nato nel 1861, 100 anni prima di me. Vabbè, è un dettaglio così superstizioso, diciamo, che ho riscontrato, ecco, nella ricerca. È stata una ricerca strana che mi ha, di cui però sono contento perché ha fatto uscire fuori delle cose interiori che mi facevano anche, che mi hanno dato anche sofferenza e che ho potuto svelare nel libro, quindi aprendomi anche agli altri, diciamo, e facendo venire fuori certe mie cose irrisolte, insomma, certi miei problemi irrisolti. Ecco, quindi è un romanzo, dice praticamente il mio maestro. Che è un professore universitario e con cui stiamo svolgendo insieme ad altri un laboratorio di poesia. Mi dice: scrivetelo un romanzo autobiografico, fa sempre bene. Lui consiglia a tutti di scrivere un romanzo autobiografico. È una sorta di analisi forzata. Sì, no, in effetti ha ragione, è utile, ma vedo che molti stanno prendendo questa decisione, vedo che le case editrici fortunatamente stanno lavorando anche per questo motivo qua. È una cosa bella comunque, pubblicare, vedere
prodotto, diciamo, lasciare anche successivamente ai lettori qualcosa di sé, è bello, è una bella sensazione, che anche io consiglio a chi vuole cimentarsi, ma vedo che non c'è bisogno di questo consiglio, vedo che molti si dilettano e pubblicano, diciamo, questo tipo di romanzi. Tu parti dalla ricerca di un antenato per arrivare alla consapevolezza di te stesso, forse. Certo. No, ho trovato molti, cioè, vabbè, io ho voluto trovare dei punti in comune con questo antenato, anche se poi non avevo notizie, ma ho immaginato che lui, fosse un po' come me, ecco, un po' pasticcione, un po' insomma. Non sapeva prendere le decisioni giuste. Questo, infatti, ancora oggi mi incuriosisce questo suo ritorno precipitoso in Italia, lasciando tanto malumore e tanto odio nei suoi compagni che aveva trovato lì. Mi ha un po'. Questa è una cosa un po' diversa. Io non l'avrei fatta. Ecco. Io invece sono per non lasciare mai, addirittura odio nelle persone con cui ho rapporti, no? È una cosa che cerco di non fare. Sì, certo, nella vita può succedere. Per fortuna io sono riuscito a non esacerbare, voglio dire, queste. Sì, certo, sì, può arrivare a litigare, a rompere anche. Amicizie, ma anche se le amicizie vere poi si recuperano, come per esempio ultimamente ho recuperato anche un'altra vicenda abbastanza complessa. Ho ritrovato un amico dei tempi del liceo, non ci sentivamo da, cioè ci eravamo sentiti, io ho perso il suo numero di cellulare, lui aveva perso il mio, poi ci siamo ritrovati attraverso le email. E quindi poi le amicizie vere si ritrovano sempre. Dico, lui invece evidentemente ha trovato, è morto giovane, 36 anni o più, nel 1800, sì, è morto giovane. Ma io penso che quell'esperienza, anche perché arrivò in America che aveva 26 anni, 27 anni, quindi giovanissimo. Vabbè, solo oggi abbiamo questa idea che si debba avere una certa età, però in passato forse stiamo tornando a questa cosa, che in realtà da giovani bisogna giocarsi le carte giuste, non senza aspettare la tarda, diciamo, non la tarda età, ma diciamo la seconda età. Lui a 26 anni già comunque si buttò in questa avventura, finita male, ma forse anche un po' per colpa sua, perché appunto questo ritorno precipitoso. Io immagino nel romanzo che lui si sia innamorato lì, che sia tornato in Italia con il suo amore. L'ho un po' romanzata la vicenda in questa maniera. Questo romanzo però si chiude un po' in maniera misteriosa, diciamo così. Sì, no, lascio un finale aperto, lascio al lettore la possibilità di scegliere quale possa essere stata la sua fine. Ecco. Secondo me, essendo molto giovane, la sua fine non deve essere stata. Un'altra ricerca che ho fatto. E anche della sua tomba. L'ho cercato anche nell'ufficio anagrafe del comune di Bitonto. Ma veramente è misteriosa questa. Probabilmente non è sepolto a Bitonto. L'unica cosa che ho pensato è che è sepolto a Napoli, ma lì
è come cercare un ago in un pagliaio, perché, anche perché non c'è un cimitero solo a Napoli. È Poi, vero. ah, un'altra cosa, ho cercato pure di fare una ricerca sul conservatorio dove si diplomò, perché lui praticamente, no, subito dopo l'Unità d'Italia, c'erano quattro conservatori musicali a Napoli, perché Napoli era una capitale musicale europea, quindi aveva questa. Poi i Borbone, bisogna dire, fra i tanti demeriti, ebbero il merito di sviluppare questa, diciamo, questa ricchezza della cultura napoletana. E quindi c'erano quattro conservatori a Napoli, cosa che non c'era neanche a Parigi, neanche a Londra neanche. Erano arretrati dal punto di vista musicale. E quindi, dopo l'Unità d'Italia, si decise di chiudere, come al solito, per il Sud, sempre cattive notizie. Comunque, probabilmente per questione di soldi, io non lo so, rimase in piedi solo un conservatorio, che è ancora quello attuale, San Pietro a Maiella, di San Pietro a Maiella. Io ho provato una certa emozione quando entrai in quel, anche perché è un edificio antico vicino via Toledo, bellissimo, è una zona di Napoli bellissima. Poi io adoro Napoli, quindi per cui per me aver fatto questa ricerca parallelamente a Napoli, mi sono recato a Napoli alla Biblioteca Nazionale che è nella Reggia di Sì. Napoli, quindi. Spettacolare è stata la cosa. Quindi Maurizio. mi ha sì, dimmi. Non so se sto divagando, non so, dimmi tu. Più o meno abbiamo tratto le peculiarità di questo romanzo e quindi non spoileriamo altro, Ah, altrimenti poi. sì, giù. No, giustissimo. No, non dico altre cose. No, no, basta, basta così. Anche Anche perché. perché il finale è aperto, quindi non. Ma No. c'è qualcos'altro che hai scritto, che è in cantiere? Sì, con. Ah, in cantiere c'è il secondo romanzo, che Perfetto. lo sto completando, è anche un po', perché è abbastanza complesso. E quindi. Invece ho pubblicato sempre con Booksprint una breve raccolta di racconti dal titolo Filtri d'amore. E poi con la Chimeric Editore, Edizioni, un'altra raccolta di racconti che si Perfetto, allora chiama Ombre Invisibili. non mi resta quindi che augurarti buona penna e buon lavoro con il tuo prossimo romanzo. Ringrazio Grazie. Maurizio De Giglio per essere stato con noi nel nostro salottino virtuale di Booksprint Edizioni con la sua bacchetta spezzata. Grazie Grazie, mille. grazie. Grazie Salve a Maurizio, voi, grazie. buona serata. Ciao. Arrivederci a tutti.